Lunedì 8 luglio, in 100 secondi, le breaking news di Alice Channel. Colpo di scena al voto di ballottaggio in Francia, vittoria del nuovo Fronte Popolare, secondo il partito di Macron, che supera il Rassemblement National di Le Pen. Ma è stallo per il premierato, Macron deciderà in settimana. L'Iran intanto ha eletto il suo nuovo presidente, è il riformista Pezeshkian, che ha battuto il candidato conservatore Jalili. Alice tra i protagonisti al forum in masseria di Manduria, il vicepresidente Marcello Di Caterina sul tema delle tassazioni europee per il settore marittimo. Seguiamo la rotta segnata dall'ICS, utilizziamo queste risorse per lo sviluppo del comparto. I 300 milioni di quest'anno siano stanziati per la ricerca e per chi si impegna nel processo di transizione. Ancora altre notizie dal cluster Alice, che registra una nuova importante adesione. Entra Edison Next, società del gruppo Edison, impegnata nel processo di affiancamento alle imprese verso la decarbonizzazione. Il presidente di Alice, Guido Grimaldi: insieme condividiamo importanti obiettivi legati al futuro del paese. Nuovo recruiting day per Automar. L'azienda ha organizzato assieme alla Regione Calabria una giornata di reclutamento di personale qualificato che si svolgerà domani a Catanzaro. Obiettivo dell'iniziativa: assumere 80 autisti di Bisarca. Intanto la flotta di DN Logistica si espande e diventa sempre più green. Nei giorni scorsi a Catania il gruppo siciliano ha celebrato la consegna di 60 nuovi automezzi Scania Super alimentati con carburante HVO, in grado di ridurre le emissioni di CO2 fino al 90%. In chiusura ai mercati finanziari, borse europee positive sulla scia dell'esito del ballottaggio in Francia. Spread in calo intorno a 138 punti, Brent sugli 86 dollari, ancora rialzi sulla rete carburanti, la benzina al self sale a 1,88 euro al litro, gasolio a 1,76 euro. È tutto per le breaking news di oggi. Buona giornata.